Buongiorno a tutto il mio gruppo degli amici che stiamo ancora cercando. Diamo inizio a una nuova settimana. Speriamo che Amsterdam, visto che in questi anni il prezzo del gas, l'aumento, tutto quanto che in questi anni è successo, da una rivoluzione francese a una rivoluzione spagnola, a tutto quello che è successo, a una pandemia, una malattia inderogabile. Tante cose vorrei dire, ma vorrei dire a tante persone di questo gruppo, ma vorrei creare più persone possibile per un grande valore, il grande valore dell'amicizia. Perché forse la gente non ha ancora capito il vero valore dell'amicizia. Perché l'amicizia è un valore molto, ma molto importante nella vita, anche nella mia vita. Infatti ancora oggi non riesco ad immaginare su quale immenso piatto deserto possa essere l'esistenza di un ragazzo, di un ragazzo, di una ragazza, di una famiglia, di tante persone di qualsiasi età. Molto spesso tanti di noi siamo portati a definire amici tutte quelle persone con le quali abbiamo dei rapporti frequenti, con cui scambiamo quattro chiacchiere o usciamo non più come prima al sabato e alla domenica, perché adesso purtroppo, se prima avevamo la lira, che avevamo qualche 2-3 mila lire in tasca, adesso non ci abbiamo più gli euro. E visto che quando non usciamo più la sera e non ci rendiamo conto che in realtà la maggior parte di costoro sono dei semplici conoscenti, perché l'amico e l'amica è ben altro. Sarebbero coloro con il quale possiamo sempre e comunque essere noi stessi, senza veli, senza finzioni, che conosce anche i nostri pregi e che conosciamo i loro pregi, ma anche i nostri difetti. Nonostante ciò, non ci si chiede di cambiare in meglio una persona alla quale sentiamo il poter confidare i nostri pensieri, i segreti più intimi, senza timore di essere giudicati. È colui al quale possiamo dare tutta la nostra fiducia, sempre se è un vero amico o una vera amica, perché siamo sicuri che non ci tradirà mai. È come l'animale che non ci tradisce, perché l'animale è il miglior amico delle persone. E se lui ha qualcosa, probabilmente sa cosa c'è che non va. L'amico può chiedere una mano senza che lui pretenda un tornaconto personale. Ci sono persone che ti restano vicino, non per cosa hai, ma per chi sei, che prova gioia a stare con te, anche se non condivide necessariamente tutti i tuoi interessi. Gli amici non sono nostri cloni, ma sono un completamento di noi stessi, con i quali si crea una perfetta sintonia, per cui anche senza bisogno di grossi discorsi l'altro sa già cosa vuoi dire e viceversa. Anzi, l'amico è colui con il quale puoi anche stare in silenzio o anche con l'amica puoi stare in silenzio. La cosa più importante in un rapporto di amicizia, secondo me, sarebbe il rispetto, unito naturalmente alla sincerità e alla comprensione e alla reciproca complicità. L'amicizia dovrebbe essere un legame profondo e confidenziale che unisce due o più persone ancora. Infatti, ieri il Papa, quando ha parlato in questa grande piazza, ha detto: fratelli,
siamo in un momento di buio, siamo in un momento di ombra, siamo in un momento che forse la gente doveva capire che l'Italia non deve essere il paese dei Pinocchi, ma deve essere il paese dell'amore e della felicità. In effetti, tanta gente non sa veramente cos'è l'amicizia, perché l'amicizia è un pregio fondamentale che si potrebbe e si può distribuire tra molti individui, con varie sfumature, senza che nessuno di essi si senta svalutato. Il gruppo, io penso che viva di importanti e decisive esperienze che restano indimenticabili nella vita di ogni persona. Ma è fondamentale che all'interno dello stesso ognuno trovi lo spazio necessario per esprimersi, confrontarsi, condividere, mantenendo una certa propria libertà di scelta. Ancora ieri sera Conte ha parlato di anonimia, ha parlato di poveri, ha parlato che nel sud non c'è lavoro, ma neanche nel nord oggi. Quando avevamo una grande lira c'era lavoro dappertutto. Da quando 20 anni fa, un po' di più di 20 anni fa, nell'anno 2000, è entrata in vigore l'euro ed ecco, si è incominciato a perdere lavoro, le fabbriche hanno portato altrove i loro interessi, le multinazionali sono scappate, tante hanno portato le loro aziende in altri paesi. Oggi abbiamo un'invasione di tunisini, ci lamentiamo delle di tante forze straniere, ma non tutti sono lazzaroni. Io ho visto in questi giorni gente del Ghana che sono in Italia e lavorano. Ho visto persone di diversi stati come la Senigallia e stanno lavorando. Ancora oggi, mi dispiace dirlo, ma ho visto certi indiani che stanno cercando di fare come certi italiani. Vogliono tanti soldi e lavorare poco. E si stanno lamentando per quello che stanno prendendo nelle stalle, negli allevamenti. Io li ho sentiti qua vicino a me, 30 aziende agricole ho visto che stanno prendendo i Ghani, quelli del Ghana, perché lavorano e sono brave persone. Io non ho mai detto che nel mondo ci sono cattivi e buoni, però ho sempre detto che i buoni ci sono e i cattivi ci sono dappertutto. Ho anche detto che in certi paesi, ancora oggi, se vogliamo vedere le TV, tipo la Tunisia, certe altre persone che sono arrivate anni fa, che non voglio fare nomi, perché là ci sono questi paesi dove vogliono la guerra, non vogliono la pace. Invece di avere un paese con persone che vogliono lavorare, che vogliono creare, che vogliono arrivare a dei punti di domanda e avere qualcosa nella vita, siamo rimasti in pochi. In questo momento abbiamo un'invasione di tunisini e questa notte ne hanno fermati diversi perché stanno arrivando ancora di qua. Abbiamo Lampedusa che è stracarica di tunisini. Ma queste persone, credete che tutte queste persone siano buone, brave? Queste persone vengono qua e si è sentito che vogliono fare terrorismo. Non si può andare avanti in questa situazione tragica e drammatica. Non si può, anche ora l'altra sera a Milano hanno fatto vedere in televisione che un magrebino ha cercato di violentare o l'ha violentato un'ucraina. Io non voglio sapere chiacchiere, ma queste cose qui non devono esistere nel mondo nazionale, europeo, internazionale. Qui bisogna pensare a una politica reale di felicità per tutti, che tutti devono stare bene e che dobbiamo avere un'Italia, un'Europa mondiale su tutte le piazze.
che bisogna veramente studiare di non continuare a buttare via denaro per mantenere persone inermi. Bisogna continuare a pensare a costruire case antisismiche, bisogna costruire fotovoltaici, dare un'energia che si potrebbe trovare anche per il riscaldamento, anche per tutte quelle cose, anche per gli alimentari. Non si possono continuare a spendere denaro con questa inflazione che sta spaccando il mondo. Se andiamo avanti così, arriverà il default. A me mi dispiace dirlo, ma è la verità. Perché ancora oggi tante persone stanno cercando di riportare la leva ai nostri giovani, ma i giovani non vogliono imbracciare un fucile, i giovani non vogliono andare a fare i campi, i giovani non vogliono mangiare le scatolette K, i giovani vogliono una libertà. L'Italia, il mondo, l'Europa vuole una libertà, un cristianesimo e un'educazione corretta per riuscire veramente a stare tutti bene. Io credo che delle volte, anche pensando alla mia infanzia, perché ho condiviso esperienze, tante belle e tantissime brutte, di risate, di lacrime. Noi delle volte siamo molto uniti, scherziamo spesso, e ci divertiamo molto, forse una volta, adesso basta. Questi amici, qualcuno mi ha aiutato a crescere e tanti crescono con me, e credo di essere sempre stato, bene o male, in perfetta sintonia con loro, non sempre forse. È chiaro che frequentandoci regolarmente con diverse persone, quasi giornalmente, ma adesso molto meno, ci influenziamo reciprocamente, soprattutto in relazione ai gusti musicali, forse anche dall'abbigliamento, forse anche sulle letture, anche perché adesso con questo euro si sta facendo diventare veramente matti. Mentre per quanto riguarda la formazione, ho sempre detto che la formazione è molto importante, non solo per la mia personalità, ma anche per tutte le altre personalità del mondo. Devo ammettere che ascolto volentieri i consigli costruttivi anche di tante persone, ma tante volte preferisco fare un po' di testa mia e avere una certa autonomia di pensiero e di azione. Oggi vorrei concludere e salutando tutti questo grande gruppo, che spero che presto ci siano milioni di persone che vengono in questo gruppo, magari trovandoci via cavo, parlandoci, conoscendoci. Perché vorrei concludere con una vera e grande poesia di Gibran Haki Gibran. Amico mio, tu e io rimarremo estranei alla vita, e l'uno all'altro e ognuno a se stesso, fino al giorno in cui tu parlerai e io ti ascolterò, ritenendo che la tua voce sia la mia voce. E quando starò ritto dinanzi a te, pensando di star ritto dinanzi a un grande specchio. Giovanni Di Giuni da Pozzaglio vi saluta tutti e spero presto che tanta gente venga con digiuni per riuscire veramente a ritornare in Serie A, visto che la Cremonese c'è entrata, però speriamo che ci resti, anche perché siamo all'inizio di una stagione e purtroppo la musica è cambiata. Prima era in Do minore, adesso in Si maggiore. E i soldi. Ci vorrebbe forse meno soldi per i giocatori, ci vorrebbe anche forse più volontà di giocare, più volontà di vincere e andare d'accordo appunto con tutta la squadra. Grazie. Giovanni Di Giuni vi saluta e vi auguro a tutti un buon pranzo.